E da Vieste, la capitale, ecco, del turismo pugliese, potremmo dire, ci spostiamo, torniamo a San Giovanni Rotondo in diretta dagli studi di Padre Pio TV. Facciamo un'altra carrellata di foto prima di collegarci con il prossimo ospite. Allora, questo è un angolo di Burgio in provincia di Agrigento da parte di Giuseppina, che devo dire è una fedelissima telespettatrice. Cara Giuseppina, però ricordati di inviarci le foto in orizzontale. Quando le scatti, mi raccomando, metti lo smartphone in quella posizione. Grazie a Silvio da Seborga in provincia di Imperia e dalla chiesa di San Bernardo. Prossima immagine, tanti cari saluti dai devotissimi di Padre Pio e vostri affezionati telespettatori. Renata, Monica e Silvio, appunto da Seborga. Questa è la chiesa di San Bernardo del XIII secolo. Grazie, molto bella questa immagine. E poi andiamo a Bisignano, Teresa, che ci segue sempre. Un abbraccio a tutti, ci manda un bellissimo tramonto appunto da Bisignano. E ricordatevi anche di specificare la provincia, così possiamo dare indicazioni più precise. Davvero dei colori meravigliosi che poi si specchiano in questa fontana di Bisignano. E poi pensate, i saluti questa mattina ci arrivano anche dalla Slovenia. Saluti da Sara e Alberto da Zrenica, chiesa del Sacro Cuore di Gesù dietro il Monte Nero, in sloveno, campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Saluti e grazie per le vostre belle trasmissioni. Grazie a voi per questa meravigliosa foto che appunto inquadra questa chiesa, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Cari amici, e poi passaggio delle frecce tricolore per il centenario dell'aeronautica militare su Campobasso. Andiamo in Molise e concludiamo con questa foto che è davvero molto molto bella. Vediamo se eccola qui, se la regia ce la inquadra. Benissimo, grazie, tanti saluti, però purtroppo non abbiamo il nome di chi ce l'ha inviata. Allora, chiedo alla regia se ci possiamo collegare con il nostro prossimo ospite, se è già collegato con noi. Non ancora. Non abbiamo Paola Scarsi? Niente, purtroppo non ce l'abbiamo. Allora, proseguiamo con la nostra scaletta. Tra qualche minuto avremo anche gli aggiornamenti con Maria Pia Picciafuoco. Facciamo, possiamo riprovare con Paola Scarsi? Perché, ecco, riproviamo con Paola Scarsi perché parleremo appunto di questo libro, uscito lo scorso anno. Si intitola Lo Scaldacuore, il mio primo bel ricordo. 100 personaggi noti e meno noti raccontano. Si raccontano, raccontano i loro ricordi. Autrice Paola Scarsi, che è giornalista, fotografa, anche motociclista, è nata a Genova, in questo momento si trova in Spagna. Ci siamo appena sentite, ma purtroppo il telefono questa mattina fa forse un po' i capricci. Allora, magari intanto che cerchiamo di collegarci con Paola Scarsi, chiedo alla regia di riprendersi la linea, magari mandiamo. Ce l'abbiamo. Questo è il bello della diretta, cari amici telespettatori, quando sono le 9 e 7 minuti primi. Paola, ci sei? Eccoci. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Buongiorno Paola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, Grazie come dico sempre ai telespettatori che ci inviano le loro foto, il telefono in orizzontale, quindi ti do anche quest'altra dritta tecnica, Così. vediamo se. Perché altrimenti lo teniamo Ho in messo verticale. alla rovescia. Sei alla rovescia, vabbè, dobbiamo fare come dire, lasciamolo, puoi lasciarlo tranquillamente in verticale e Eccomi. tanto, come direbbe qualcuno, questo è il bello della diretta. No, torna come eri prima Paola, perché ti vogliamo. Ok. Benissimo. Allora, come stavo spiegando ai nostri telespettatori, tu hai scritto un libro che si intitola Lo Scaldacuore, il mio primo bel ricordo, 100 personaggi noti e meno noti raccontano. Paola Scarsi è giornalista, fotografa, motociclista, esperta di economia e tematiche sociali, ci siamo sentite più volte, l'ultima era dicembre del 2020 perché abbiamo parlato del suo ebook Noi creiamo lavoro, storie di imprenditori immigrati, e ci siamo sentiti anche per Oltre il Covid con le tue 365 idee per superare la crisi. Adesso arrivi con questo libro uscito l'anno scorso, Lo Scaldacuore. Come nasce? Lo Scaldacuore nasce alla fine della pandemia, quando in realtà poi non era finita ma ha ripreso, e voleva essere un incoraggiamento,
cercare di rientrare in momenti positivi e poi anche un proseguo di un metodo di scrivere libri che mi è piaciuto, quello del libro condiviso, ovvero sia non, io non sono una scrittrice di romanzi o di storie, mi piace molto raccontare i sentimenti delle altre persone. Oltre il Covid avevo raccontato la fatica che avevano fatto tante aziende, grandi e piccole, per cercare di uscire dalla crisi, con delle idee realizzate e nello scaldacuore ho pensato che chiedere a tante persone il loro primo bel ricordo poteva essere un modo per condividere dei momenti positivi. In effetti ci sono abbastanza riuscita, nel senso che me ne sono accorta durante le presentazioni del libro, quando le persone che mi ascoltano vedo che tornano anche loro con la memoria al primo bel ricordo, cioè quello più significativo della loro vita. Diciamo che io non lo chiedo mai perché non mi piace mettere in imbarazzo le persone dicendo: ma tu allora dimmi qual è il tuo bel ricordo. Però a volte spontaneamente qualcuno dal pubblico me lo racconta ed è una cosa che mi piace molto. È bello insomma questo modo di ecco, interagire, come dicevi, con il pubblico, perché durante le presentazioni non lo chiedi esplicitamente, ecco, ma in qualche modo se qualcuno vuole può raccontarlo. Poi magari ci racconterai tu qual è il tuo primo bel ricordo. Lo facciamo alla fine di questa nostra chiacchierata, così, come dire, potrai pensarci qualche minuto. E come hai fatto a ecco, coinvolgere questi 100 personaggi noti e meno noti che ti hanno raccontato il loro ricordo? Diciamo che ho pensato a una suddivisione e allora ho pensato ai personaggi noti e sono partita dal primo noto che conoscevo ed è un mio carissimo amico, è Michele Maffei, olimpionico di scherma, e ho pensato, beh, se me lo dice lui, poi posso andare avanti. Ecco, diciamo, ho un primo molto noto e l'ho sentito e mi ha raccontato questa sua prima volta, una delle prime volte in cui ha tirato di scherma e poi, insomma, piano piano quando è diventato campione del mondo, ecco, Michele Maffei è un grande. E quindi è stato il primo gruppo di personaggi noti. Poi ho pensato a dei personaggi sconosciuti come nome, ma che facessero un lavoro particolare. Quindi ho, non so, un pilota di linea, un pilota di elicotteri, un generale, un ammiraglio, un liutaio, insomma, ecco, lavori particolari. Poi ho fatto dico sempre, gentlewoman, non gentleman agreement, perché eravamo io e la presidente, quindi due donne, un accordo informale con la Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, che è un luogo meraviglioso come cittadina e come luogo, perché si studia l'autobiografia. Ecco, con loro semplicemente mi hanno messo nella loro pagina Facebook, hanno mandato una nota agli iscritti e da lì sono arrivati degli altri ricordi. Poi qualcuno dal tantan degli amici che mi ha detto: ma anch'io lo avrei, detto, ma certo, volentierissimo. E quindi ecco, è nato così il libro, si è costruito così. Avresti potuto tranquillamente Avresti potuto superare i 100 tranquillamente ricordi, superare. i 100 personaggi, saresti potuto arrivare anche a 500 o a 1000, che dici? Sì, penso assolutamente di sì. Diciamo, io mi sono fermata a 100, non ne ho tolto nessuno, inteso, quando sono arrivata a 100 mi sono fermata, ma di quelli che mi sono arrivati nessuno è stato cancellato oppure eliminato, oppure gli ho detto no, non ti metto. Ecco. Quando mi sono fermata a 100, è andata così, non ho voluto fare figli e figliastri e selezioni. Allora, cara Paola, dobbiamo fermarci giusto 30 secondi perché abbiamo un tassativo. Intanto, come dire, ti rilancio la domanda che ho fatto prima. Se ci vuoi raccontare, se ti va di raccontare il tuo primo bel ricordo. Andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme con Paola Scarsi. Sì. In collegamento con noi in questo sabato mattina Paola Scarsi, scrittrice, giornalista, fotografa, motociclista che è uscita l'anno scorso con questo libro intitolato Lo Scaldacuore, il mio primo bel ricordo, 100 personaggi noti e meno noti si raccontano il loro primo bel ricordo. Allora, in conclusione di questa nostra bella chiacchierata, cara Paola, qual è il tuo primo bel ricordo? Il ricordo più significativo è
La chitarra, mia madre che suona la chitarra. Mia madre era stata allieva di Andrés Segovia all'Accademia Chigiana, era un'appassionata di musica, era diplomata anche al conservatorio in pianoforte e suonava sempre la chitarra, perché mia madre era casalinga, insomma, se ovviamente ci seguiva, seguiva mia sorella, quello è ovvio, però in ogni momento suonava la chitarra e per me era entrare in casa e sentire sempre questo suono, tra l'altro la sua è una chitarra dal suono molto profondo ed è... Faccio spesso l'esempio come quando si arriva a casa e si chiede che buon profumino, cosa si mangia stasera? E poi quando uno va a vivere da solo, insomma, cambia la vita, si allontana dalla casa della famiglia, quel buon profumino non c'è più, per cui o se lo prepara da solo e si riscalda qualcosa al microonde, oppure poi vabbè, finché si fa una nuova famiglia. Ecco, io non ho imparato a suonare la chitarra pochissimo, poi l'ho abbandonato quasi subito, e quindi questo ricordo di queste note, di questi suoni, di questi brani, che ancora adesso, ovviamente essendo musica classica, a volte sento alla radio, e per me è stato... È quello che è rimasto nel mio cuore più di tutti, quindi questo è il mio ricordo più significativo della vita. E grazie per averlo voluto condividere con noi quest'oggi. Erga Edizioni, libro di Paola Scarsi, Lo Scaldacuore. Grazie di cuore per essere stata con noi quest'oggi. Cara Paola, allora hai spoilerato, come direbbero i giovani, che è in uscita un nuovo libro, ma ne parleremo quando si sarà concretizzato. Sì, io vi auguro buona giornata e vi ringrazio tantissimo. A Grazie. presto.